Quello che io debbo dirle, posso dirle, è che siamo stati ufficialmente informati che lo porto era dentro a quel compound ieri. Tutto il resto attiene, come è ovvio e naturale che sia, a una lunga storia, drammatica storia, su cui l'intelligence italiana e quella americana, come quella di altri paesi, hanno sempre lavorato assieme. Vorrei che fosse chiaro questo concetto, come il presidente Obama l'ha spiegato molto bene. Non si è trattato di un blitz, vale a dire, non è che gli Stati Uniti hanno cercato di liberare gli ostaggi, come ho letto ancora in queste ore, e allora perché non vi hanno avvisato? Si è trattato di un intervento di cui tempo dopo si è capito che non aveva colpito soltanto dei terroristi di Al-Qaeda, ma altre due persone.